Cristiano sarà disponibile per gli autografi esattamente non so dove, di là, sotto la scala, dalle 15.40. Sì, bene, hai visto nello stand la nuova RCV 2013, sembra interessante per un pilota. Eh sì, mi ha fatto piangere che quella, bellissima, spero che possa provarla. Senti, lo spero e sarò convinto che potrai provarla, anzi, ci darai la tua idea. E a proposito di nuove Honda, là nell'angolo c'è una moto tutta infangata, non so se l'hai vista, è l'Adventure nuova, di cui non si sa ancora il nome, ma che dovrebbe, nella fantasia di tutti, riproporre il mito dell'Africa Queen. La conosci l'Africa Queen? Eh sì, del Paris Dakar, no? Questo è la Legion. La Legion. Je suis le Paris Dakar. J'espère que Honda peut revenir victorieux. Si lui è stato da Dakar, la segue, sa che Honda partecipa ufficialmente, spera che finalmente possa vincere, perché la moto c'è, ha già vinto d'altronde. Sì, sì, perché è bellissima. Bellissima. Hai mai avuto l'interesse di andare a correre una gara come la Parigi Dakar? Non ti è mai passato per la testa? No, è un... Mi piace questo gare, ma penso che devo la pista. Sì, poi insomma, tante cose le hai già fatte, hai 4 bambini, hai 15 anni di corse, insomma, di cose ne hai già fatte tante. Però te lo chiedo perché proprio nel tuo paese c'è stato un pilota che dal motocross è passato alla velocità, Jean-Michel Bahil, è stato un mito. Tu l'hai seguito allora? Sì, sì, lui era uno dei miei idoli. Jean-Michel era un talento eccezionale. Adesso lui posso che guida ancora, ma non fa più competizione. Questo è Sylvain Ghittoli, campione del mondo Superbike, pilota Honda 2015. Grazie Sylvain. Grazie a tutti. Se glielo rompi che è appena arrivato in onda quando un culo